Un trend positivo, in netta controtendenza rispetto all'andamento negativo nazionale. Con soddisfazione commenta i dati del movimento turistico nelle Marche al 30 settembre 2009 l'assessore al turismo Vittoriano Solazzi. Ci dobbiamo ritenere tutti noi marchigiani soddisfatti di questi dati, perché all'inizio di questo anno, il 2009, sinceramente eravamo molto preoccupati che questa crisi non risparmiasse nemmeno il settore del turismo. Fortunatamente non è andata così, perlomeno nella nostra regione, con un risultato positivo, per carità, non un risultato positivo eclatante, ma certamente una tenuta e anche parecchi segni più e comunque in controtendenza rispetto invece all'andamento nazionale. D'altra parte noi l'abbiamo detto, vogliamo investire sul turismo, siamo convinti che in questa regione c'è un comparto economico che ha ancora grandi possibilità di crescita. Questo è il turismo. E lo stiamo facendo, siamo passati, credo, dalle parole ai fatti. Abbiamo cambiato completamente strategia di promozione, premiamo sull'acceleratore della promozione, della propaganda, della pubblicità, e lo facciamo anche puntando molto sulla qualità e investendo. Non era mai accaduto per la Regione Marche che investissimo 20 milioni di euro per dare la possibilità alle strutture ricettive di riqualificarsi. Tutto questo lavoro sta dando i primi risultati, dobbiamo continuare. Nel periodo da giugno a settembre il turismo rispetto allo scorso anno è aumentato del 4% negli arrivi e del 2,2% nelle presenze. I turisti italiani sono aumentati del 3,5% in termini di arrivi e del 2,3% in termini di presenze. Interessante poi il dato che riguarda i turisti stranieri, cresciuto al 6,9% negli arrivi e dell'1,9% nelle presenze. Cresce notevolmente il turismo culturale, dell'1,3%, aumenta anche quello religioso e quello montano. È buona anche la tenuta del turismo balneare, che si attesta al 59,6% del totale.